Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Pianeta Scienza, il programma che si occupa di approfondire tutti gli studi scientifici, tutte le nuove ricerche, le nuove tecnologie, tutto ciò che riguarda lo studio dell'universo e della medicina in generale, tutta la medicina che tratteremo ogni volta con argomenti diversi, molto interessanti per ognuno di noi. Questa sera noi nella pagina della scienza parliamo di una cosa un po' particolare, legato alla fotonica. Avete mai sentito parlare di microwave photonics? No, no, assolutamente, non credo proprio. Beh, questa sera però noi su questo argomento veramente sapremo tanto tanto di più, perché è venuta a trovarci di nuovo la nostra amica ormai, la professoressa Antonella Bogoni, docente di fotonica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e anche attualmente direttore del laboratorio di fotonica del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni CNIT. Fra l'altro la professoressa è stata tra le prime scienziate ad occuparsi di microwave photonics, regalando all'Italia il ruolo di paese pioniere, pensate, in questa nuova disciplina. Ed è proprio l'Italia quest'anno che, precisamente a Pisa, ospiterà la conferenza internazionale di Microwave Photonics guidata proprio dalla nostra professoressa Antonella Bogoni. Benvenuta e complimenti professoressa, ma questa è una cosa bellissima. Grazie, grazie per il nuovo invito che ho accettato molto volentieri. Bene, sempre un piacere averla qui con noi. Allora professoressa, però intanto adesso prima di iniziare la nostra intervista con la professoressa Bogoni, noi dobbiamo ricordarci che abbiamo qui con noi la nostra Manuela Biancospino, che è pronta per ricevere tutte le vostre domande, perché poi le porrà alla nostra scienziata in studio, che vi darà le risposte più esaurienti. Allora, buonasera, benvenuta a Pianeta Scienza, carissima Manuela. Grazie, allora, Rosanna. Che cosa ci dici? Allora, vi dico innanzitutto che questo è un argomento interessantissimo, saranno veramente tante le persone che ci scriveranno, che vorranno avere delle risposte, che avranno delle curiosità. E quindi fatelo sulla pagina Facebook alla Voce TV. Quindi aspetto le vostre domande e ringrazio ancora la professoressa Bogoni, che è una sorta di medaglia d'oro della fotonica. Allora, professoressa, di che cosa si tratta? Che cos'è il microwave photonics? Questa parola così strana. Allora, questa scienza, che è la parola microwave photonics in italiano vuol dire fotonica per le microonde, ed è una disciplina che si occupa di studiare l'utilizzo della fotonica come tecnologia abilitante per il mondo delle onde radio che si propagano nello spazio libero. Allora, per capire più nel dettaglio di cosa si tratta, facciamo un po' il punto su che cos'è l'elettronica e che cos'è la fotonica e in che modo si uniscono nelle microwave photonics. L'elettronica, che è la tecnologia di base che è sempre stata usata tradizionalmente per le onde radio, così come la fotonica, sono due scienze che si occupano di manipolare informazione, con l'unica differenza che l'elettronica utilizza gli elettroni, che sono particelle elementari che trasportano quanti di carica elettrica, mentre invece la fotonica sfrutta i fotoni, cioè particelle anch'esse elementari che però trasportano quanti di energia, cioè di luce, quindi la quantità più piccola di energia e in particolare di luce. Queste due scienze quindi manipolano informazione in questo modo diverso, quell'informazione che poi viene caricata su un'onda elettromagnetica per poter essere trasportata in altri luoghi tramite la propagazione nello spazio libero. E l'onda elettromagnetica che si utilizza per trasportare l'informazione manipolata dall'elettronica o dalla fotonica si differenzia per la frequenza. Che cos'è la frequenza? In questa foto vediamo intanto l'andamento tipico di un'onda elettromagnetica, che è quella in alto, che è un'onda sinusoidale, questo andamento a onda proprio, tipico dell'onda. La frequenza è il numero di picchi che arrivano in un secondo, si misura in hertz, e per le onde radio questa frequenza è dell'ordine di 1.000.000 di hertz, siamo nella parte a sinistra dell'immagine. Mentre per le microonde è dell'ordine del miliardo di hertz, i gigahertz, e esempi di onde radio sono per esempio la radio FM, mentre un esempio di microonda è il cellulare che sfrutta appunto queste microonde. La fotonica invece è nella parte di destra dell'immagine, quindi sfrutta frequenze molto più alte, siamo nell'ordine di decine e centinaia di migliaia di miliardi di hertz, quindi 5 o 6 ordini di grandezza più alti che nel caso delle onde radio e delle microonde.
Nel linguaggio parlato poi onde radio e microonde vengono tipicamente nominate entrambe onde radio per semplicità. In questa immagine poi è riportata anche la lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica. La lunghezza d'onda è la distanza nello spazio tra due picchi. Qual è esattamente in quella? È la distanza nello spazio tra due picchi, che per un'onda radio o un'onda microonde è dell'ordine di decine di metri o metri, quindi siamo nell'ordine di palazzi o persone, mentre invece per l'ottica, per le onde ottiche, siamo nell'ordine di siamo su delle dimensioni minori della cruna di un ago e si arriva fino alle dimensioni molecolari. Quindi se noi la potessimo vedere, come succede quando abbiamo un'onda nel visibile, la vedremmo più fitta nel caso dell'ottica rispetto che nel caso delle onde radio. La frequenza poi dell'onda non va confusa con la velocità dell'informazione, perché la velocità dell'informazione è quanta informazione arriva in un secondo. Allora, per capire un po' meglio le basi di questo discorso che poi serve per introdurre il microphotonics, volevo fare un esempio, diciamo, un po' più di uso comune. Se consideriamo di trasportare dei sacchi con un treno, dove il contenuto dei sacchi rappresenta l'informazione che vogliamo trasmettere, e il treno rappresenta l'onda elettromagnetica. La frequenza è la tipologia di treno, che quindi mi dà le caratteristiche essenziali del treno, e la velocità dell'onda è la velocità del treno, mentre invece la velocità dell'informazione è la velocità con quanti sacchi arrivano al secondo nella stazione di destinazione. Ora, queste onde elettromagnetiche, a seconda della frequenza che hanno, quindi a seconda che siano ottiche o onde radio, si propagano in modo diverso nello spazio libero. In particolare, le onde radio si propagano molto bene sia nel vuoto che in presenza di atmosfera, mentre invece le onde ottiche si propagano benissimo nel vuoto, meglio forse di quelle radio, ma in presenza di atmosfera soffrono la presenza di particelle, che possono essere particelle dell'acqua o per esempio le particelle di agenti inquinanti. Un tipico esempio è quello che vediamo qui nella foto dei fari nella nebbia. Il faro trasmette un'onda ottica, luce, quindi nel visibile, e vediamo che in caso di nebbia forte illumina poco spazio perché l'onda non riesce ad attraversare la nebbia, ma le particelle acquose della nebbia, che sono presenti in grandi quantità, e sparpagliano l'onda, invece di farla propagare, la sparpagliano intorno ed è la causa di quell'alone che vediamo intorno al faro nel caso della nebbia. Ora, dovuto al fatto che le onde ottiche nell'atmosfera si propagano un po' peggio che le onde radio, quasi tutte le applicazioni che richiedono la propagazione nello spazio libero sfruttano le onde radio. Quindi sembrerebbe che la fotonica uscisse di scena. Invece, negli ultimi decenni, i ricercatori un po' di tutto il mondo, e come diceva anche lei prima, con l'Italia in prima fila, ha verificato che, pur trasmettendo onde radio, la manipolazione dell'informazione non necessariamente deve essere fatta con l'elettronica, che è la tecnologia che è stata sfruttata fino ad ora, ma la manipolazione può essere fatta anche con la fotonica. E quindi il microwave photonics studia come utilizzarla per migliorare le prestazioni nel trasporto dell'informazione. Cosa può fare la scienza di microwave photonics per le onde radio? Allora, intanto evidenziamo quali sono le applicazioni più importanti delle onde radio. Sono principalmente due: una per le comunicazioni, che è tutto il mondo 5G, quello che è conosciuto, diciamo, su larga scala come 5G, e quindi lo smartphone e tutte le connessioni internet senza filo. Mentre invece la seconda applicazione molto importante è il radar, cioè un sensore che è in grado di rilevare oggetti a distanza. Queste due sono le applicazioni principali delle onde radio. Cosiddetto radar fotonico. E quando utilizzo la fotonica si parla di radar fotonico. In questi casi, dietro l'antenna, pur trasmettendo onde radio, dietro l'antenna i circuiti elettrici che mi servono per caricare l'informazione sull'onda elettromagnetica possono essere sostituiti con dei circuiti fotonici, e questo permette di fare meglio delle operazioni.
È un poco, ritornando alla similitudine di prima, come se il treno delle onde radio viaggiasse sì meglio, però non avesse a bordo tutto l'equipaggiamento per trattare il contenuto dei sacchi, per esempio per riempire i sacchi, per vuotarli, per sostituirne il contenuto. E quindi quando si è ancora fermi in stazione conviene spostare momentaneamente questi sacchi nel treno della fotonica, dove c'è un'officina più attrezzata, e elaborare quindi il contenuto. E poi, quando sono pronti, rimetterli sul treno che viaggia meglio. E questo è quello che si fa, quindi si porta l'informazione momentaneamente sulle frequenze ottiche, quindi molto più alte, si elaborano e poi si riportano sulle onde radio per la propagazione, la distribuzione vera e propria. E il tipo di funzionalità che può, le tipologie di funzionalità che conviene fare con la fotonica sono essenzialmente tre, le principali che voglio ricordare. Prima di tutto le operazioni di carico e scarico dell'informazione sull'onda elettromagnetica, che nel linguaggio tecnico sono chiamate generazione e ricezione del segnale dell'informazione. E se sfrutto dei circuiti fotonici, un circuito singolo mi permette di caricare e scaricare informazione da qualsiasi radiofrequenza, quindi su qualsiasi tipo di onda, mentre invece utilizzando l'elettronica serve un circuito specifico per ogni valore di frequenza dell'onda. Quindi se io voglio cambiare la tipologia di onda che sfrutto, devo cambiare l'hardware che mi serve. E quindi è chiaro che lavorando con un unico hardware più flessibile introduco più compatibilità tra i sistemi e anche una maggiore flessibilità. Quindi questo si traduce nel 5G, nella capacità di evolvere verso standard sempre più performanti senza dover ogni volta cambiare l'hardware delle centrali, quindi con minori costi e minori tempi. E mentre dal lato utente questo si traduce nella non più necessità di cambiare ogni volta il cellulare, ogni volta che viene fuori una tecnologia più performante, quindi dal 4G si è passati al 5G e così via. Nel mondo radar invece questa flessibilità si traduce in radar adattivi che riescono sempre a funzionare al meglio in scenari che cambiano e che possono vedere gli oggetti usando onde a diverse frequenze, e questo fa sì che possiamo raccogliere più informazione degli oggetti e aiuta anche a vedere i cosiddetti oggetti invisibili, che generalmente sono invisibili a una certa frequenza ma non a A cosa un'altra. servono questi radar fotonici esattamente nelle comunicazioni? Che No, cosa? il radar fotonico come Nella funzionalità, circolazione anche delle navi, degli aerei? come funzionalità rimane la funzionalità del radar, cioè vedere oggetti, però riesco a vederli con una precisione migliore, a seconda poi dell'utilizzo che se ne Quindi fa. evitare anche incidenti eventuali, perché forse li vede Sì, ancora più. quella è la funzionalità tipica del Sì, radar che viene certo. Sì, impiegato nell'ambito in navigazione certo. per questo motivo. Un'altra caratteristica importante, un'altra funzione importante che se fatta in ottico, quindi sfruttando la fotonica, permette di migliorare le prestazioni sia dei sistemi radar che dei sistemi 5G, è la capacità di distribuire l'informazione da dove viene elaborata alle antenne che la trasmettono. E in modo più facile, perché posso usare la fibra anziché il cavo, quindi trasmetto l'informazione su antenne che sono distanti e posizionate in punti ottimali dove l'antenna ci può stare, ma pensare di mettere la centrale sarebbe impossibile. Quindi a livello di 5G questo vuol dire migliorare la copertura, per esempio, del 5G. A livello radar vuol dire poter usare i segnali generati da un'unica centrale su più antenne distribuite nello spazio e quindi poter vedere una scena da più punti di vista, come in modo stereo, e come co con degli occhi che sono cooperanti tra di loro, ottenendo prestazioni migliori che guardando con un radar singolo che lavora in modo autonomo. Quindi si può immaginare anche delle flotte di radar, per esempio, che viaggiano su droni, nel caso usiamo connessioni ottiche wireless. E infine l'ultima funzionalità che la fotonica ci permette di fare è la sagomatura del fascio, cioè un'antenna quando trasmette può trasmettere tutto intorno a sé oppure cercare di direzionare il segnale in una particolare direzione. Se questa sagomatura si fa otticamente con la fotonica può essere più precisa ma soprattutto più veloce. Questo è molto importante per seguire utenti nel caso del 5G o target nel caso dei radar che viaggiano veloci, per esempio le comunicazioni satellitari con gli aerei dove il satellite deve mantenere l'antenna puntata su un aereo molto veloce.
Allora, professoressa, che cosa avete fatto finora e ancora cosa state facendo? Qual è il futuro della ricerca in questo campo, in questo settore? Allora, la Scuola Superiore Sant'Anna insieme al Laboratorio di Fotonica del CNIT sono stati pionieri nel proporre queste soluzioni basate sulla fotonica per migliorare le prestazioni dei sistemi a onde radio. E nel 2014 è stato presentato il primo radar fotonico, come accennava lei prima, quindi un radar che sfrutta la fotonica dietro l'antenna, che ha meritato la copertina della prestigiosa rivista Nature nel 2014. Più recentemente l'interesse si è spostato sulla miniaturizzazione di queste soluzioni, quindi si è cercato di compattare le funzionalità che prima si facevano con oggetti grandi e ingombranti su dei chip simili ai chip elettronici. L'ha portato lei un chip qui? Sì, qui ce lo fa vedere. Portato un esempio di chip. Che magari tante persone non hanno neanche mai visto, no? Sì. Come è fatto? Ora poi lo vediamo anche in una foto, quindi per esempio l'anno scorso noi siamo riusciti, ecco questo è l'esempio. Quel quadratino lì in mezzo, sì, è piccolo. Questo è il chip che abbiamo sempre più portato, piccolo, proprio sempre più micro. Qualche millimetro quadro, sì, di area. Sì. Quindi noi l'anno scorso per esempio siamo riusciti a compattare in un oggetto tipo questo, sì, tutte le funzionalità del radar fotonico che abbiamo presentato nel 2014, quindi nella foto che ho portato si può vedere, diciamo, il primo prototipo, che era un prototipo a componenti discreti, quindi aveva lo vediamo qui, è la parte superiore di questo rack, di questo macchinario. Questi sono tutti i suoi alunni, eh? Sì, questo è il gruppo di lavoro, sì, con cui facciamo ricerca. Sì. E tutto quello che fa la parte superiore di questo rack, che ha un'area quasi di un metro cubo, l'anno scorso sono state compattate su un unico chip, che vediamo nella foto successiva, che è una scheggia di silicio di pochi millimetri e che molto più piccola di una moneta, quindi. E proprio perché la miniaturizzazione della fotonica è uno dei punti più importanti ad oggi per poter sfruttare al massimo le caratteristiche della fotonica, la Scuola Superiore Sant'Anna ha fondato nel 2015 una fonderia, cioè un centro tecnologico in grado di produrre dei chip fotonici. E che qui stiamo vedendo adesso in queste immagini. Sì, vediamo alcune immagini di questa fonderia che è a Pisa, nella sede del nostro istituto, e è in grado di... Quindi, questi sono tutti i suoi alunni, eh? Sì, questo è il gruppo di lavoro, sì, con cui facciamo ricerca. Sì. E tutto quello che fa la parte superiore di questo rack, che ha un'area quasi di un metro cubo, l'anno scorso sono state compattate su un unico chip, che vediamo nella foto successiva, che è una scheggia di silicio di pochi millimetri, che è molto più piccola di una moneta, quindi. E proprio perché la miniaturizzazione della fotonica è uno dei punti più importanti ad oggi per poter sfruttare al massimo le caratteristiche della fotonica, la Scuola Superiore Sant'Anna ha fondato nel 2015 una fonderia, cioè un centro tecnologico in grado di produrre dei chip fotonici. E che qui stiamo vedendo adesso in queste immagini. Sì, vediamo alcune immagini di questa fonderia che è a Pisa, nella sede del nostro istituto, e è in grado quindi di produrre queste schegge di silicio che al loro interno possono elaborare la luce in maniera molto sofisticata. E questi chip sono poi a disposizione sia delle aziende che dei centri di ricerca. Qual è l'obiettivo delle prossime vostre ricerche? Allora, recentemente abbiamo ottenuto un grosso finanziamento a livello nazionale per trasportare la tecnologia del microwave photonics su chip nello spazio. Oh. Abbiamo già fatto alcuni lavori preliminari in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Ora, con questo nuovo progetto, dobbiamo sviluppare la tecnologia necessaria per realizzare una rete di radar su satellite cooperanti che viaggiano su una flotta di satelliti in formazione, che sono in grado di vedere la Terra da più punti di vista e in poco tempo, perché questa flotta di satelliti, diciamo, passa sopra la fetta di Terra che si vuole osservare contemporaneamente, e quindi ci permette di vedere anche per esempio oggetti in movimento, perché è come scattare tante foto una dietro l'altra da più punti di vista, quindi con buona precisione che ci viene dai diversi punti di vista, ma anche in tempi molto brevi. Cosa che prima non si poteva fare, che ad oggi non si può fare, sfruttando un unico radar su un unico satellite che passa più volte sulla stessa area di osservazione, perché in questo caso è come fare una fotografia ogni tanto, perdiamo tutti gli oggetti in movimento.
E inoltre, siccome il microphotonics è una scienza che sta invadendo diversi campi di applicazione molto comuni come l'automotive, la medicina, oltre allo spazio, anche l'agricoltura di precisione, quello di cui ci occuperemo, ci vogliamo occupare nel futuro è quello di modellare questa tecnologia in modo da renderla ottima per le particolari esigenze di tutte queste discipline. Davvero interessante, grazie mille, davvero, davvero brava, bravissima, complimenti ancora per tutto quello che state facendo e che farete. Adesso però la parola alla nostra collega giornalista Manuela Biancospino, perché sarà prontissima con tantissime domande, sicuro. Ce l'hai tante domande? Tante domande. Hai dovuto fare una selezione, purtroppo, perché il tempo è quello che è. Nonostante l'argomento sia abbastanza particolare e difficile, comunque sono giunte moltissime. Bene, allora, anche perché si fa riferimento, ti ricordi anche Rosanna, quei manga giapponesi della metà degli anni 70, tra la Sufuro Bo Goldrick, certo, che usavano queste armi, raggi fotonici, sì, e adesso prima era fantascienza, mentre ora è ovviamente realtà, è diventata realtà, quasi realtà. No, è una realtà, è una realtà. È una realtà, esattamente, realtà. Anche perché è molto più, cioè implica di più le cose che usiamo nel quotidiano, certo, di più di quello di noi, che pensiamo. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente, quindi allora ci chiedono. Pronta se con le tue domande. Esistono esempi di comunicazione wireless che sfruttano la trasmissione di luce. Sì, allora io ho detto che il più delle applicazioni dove serve propagare in spazio libero è basato sulle onde radio perché funzionano meglio in atmosfera. In realtà funzionano meglio perché fanno più strada, però in molti ambiti dove c'è bisogno di fare poca strada, i collegamenti ottici in spazio libero possono essere vantaggiosi, specialmente perché l'ottica ha altre qualità, anche se si propaga meno, e una di queste è che non fa interferenze elettromagnetiche. Quindi in ambiti, per esempio, indoor, dove ci sono altri macchinari con cui non si vuole interferire, è molto meglio avere delle connessioni ottiche piuttosto che una classica Wi-Fi basata sulle onde radio. Un caso è, per esempio, le sale operatorie, dove mettere una wireless in una sala operatoria può fare interferenza con i macchinari utilizzati per la chirurgia, quindi si preferisce usare dei link ottici. Ecco, la maggior parte dei telespettatori ci chiede anche se il microwave photonics verrà usato nella tecnologia dei cellulari. Il microwave photonics è chiaramente una tecnologia un pochino più moderna, rispetto più giovane rispetto all'elettronica, e quindi ha dei costi ad oggi molto più alti rispetto all'elettronica. Offre dei vantaggi, ma avendo una complessità, essendo più giovane, e dei costi più alti, si comincia ad usarlo là dove quei benefici che introduce sono più urgenti, e che è principalmente nelle centrali che gestiscono il traffico dei cellulari, dove si può affrontare un costo maggiore e una complessità maggiore. Certo che nulla vieta che nel futuro, con i prossimi passi di sviluppo tecnologico, si possa anche pensare poi di inserirli nei singoli telefonini. Grazie. Beh, professoressa Bogoni, e ricordo ai telespettatori di mandarci le domande sia per questo argomento, che magari appunto quale riusciremo a rispondere durante la settimana, ma soprattutto per il prossimo di medicina. Quindi sintonizzatevi sulla pagina Facebook La Voce TV. A te, Rosanna. Grazie Emanuela, grazie ancora alla professoressa Antonella Bogoni, che è stata qui stasera con noi. Speriamo di riaverla presto con altri argomenti sempre interessanti, e per le sue ricerche che continuano ad andare avanti ogni giorno. Questa sera per la pagina della medicina parleremo di coronavirus, questo maledetto virus, questo Covid-19 che da più di un anno e mezzo ormai sta colpendo non solo il nostro paese ma anche tutto il mondo, mietendo vittime e comunque con contagi continui che non finiscono, perché purtroppo ha molte mutazioni questo virus. Allora ne parliamo stasera per saperne di più con il nostro ospite, che è il professor Claudio Mastroianni, professore ordinario di malattie infettive all'Università Sapienza di Roma. Buonasera professore, buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera, con piacere. Allora professore, questo virus è mutante, che muta continuamente,
Imprevedibile, imprevedibile. Sì, questo abbiamo... Come mai ha queste mutazioni continue? Ha una capacità replicativa notevole, replica molto velocemente, ci sono delle mutazioni... Mai nella storia è avvenuta, io credo, una cosa no, del genere. No, i virus tendono a mutare, anche per esempio il virus dell'HIV-AIDS sviluppa delle mutazioni, però diciamo quello che abbiamo osservato con questo virus è una capacità di cambiare rapidamente, soprattutto a livello di struttura genomica, la sua composizione. Ci sono delle mutazioni che non hanno alcun significato, quindi in pratica non hanno nessun impatto sia sulle persone, sulla sanità pubblica, altre purtroppo che invece hanno una elevata capacità di trasmissione, rendono questo virus più contagioso, addirittura più dannoso per la persona e in alcuni casi anche meno responsivo alle terapie che abbiamo a disposizione e ai vaccini. Abbiamo avuto l'esempio, per esempio, della variante inglese, la famosa Alfa, che adesso è stata completamente rimpiazzata dalla famigerata variante Delta. La variante Delta, quali sono le sue caratteristiche? È vero che colpisce comunque più i giovani e che quindi magari non hanno la malattia grave, ma poi sono degli untori, praticamente la trasmettono. Certo, la variante Delta ha una capacità di trasmissione che è il 50-60% più elevata rispetto all'alfa e al virus originario, diciamo. L'alfa già era più contagiosa. Colpisce soprattutto i giovani perché fortunatamente le persone, chiamiamole più adulte, gli over 60, sono stati vaccinati, quindi hanno completato il ciclo vaccinale, quindi il virus ha trovato la strada proprio in quelle persone che chiaramente non sono state vaccinate e poi hanno si muovono più spesso, i giovani hanno una vita completamente diversa rispetto a una persona più adulta e quindi è normale che il virus si diffonda. Si circoli maggiormente. Ecco, allora perché questa variante non è stata capita prima che arrivasse dall'India in Italia? Ecco, si poteva comunque prevenire e cercare di bloccarla? Noi, cioè l'unica... Perché è partita dall'India, poi è andata in Europa, in Inghilterra, Francia e Spagna. Però Certo, però il virus ha seguito la traiettoria normale, perché dopo che si era diffusa in India, in cui non c'erano vaccini, in pratica la popolazione indiana non era assolutamente vaccinata, si è diffusa in Inghilterra, dove loro avevano attuato una strategia all'inizio di vaccinare con una dose il maggior numero possibile di persone, non completando la seconda dose. Quindi ha trovato il buco, proprio perché ha trovato la strada giusta, considerando che noi quello che stiamo vedendo adesso, le porto l'esempio di quello che sta accadendo nel mio reparto, aumentando anche gradualmente, anche se ancora è una situazione gestibile, i ricoveri, l'80% delle persone, tutte infettate dalla variante Delta, non sono vaccinate, il 20% ha fatto una dose. Non abbiamo ricoveri di persone che con due dosi di vaccino. Qualcuno si è infettato, bisogna dirlo, perché chiaramente soprattutto in quelle situazioni di cluster familiari, purtroppo se in famiglia arriva un positivo, lo attacca per forza. Anche il vaccinato non sempre riesce ad evitare il contagio, però quello che è importante è che il vaccinato elimina presto il virus e non fa sintomi della malattia, quindi guarisce. Ecco, una domanda importante. Per gli asintomatici, che quindi non hanno i sintomi, la malattia davvero non provoca niente al momento che il virus entra? Che cosa sappiamo, professore, a tutt'oggi? Cioè, non fa nessun danno anche se i sintomi esterni non sono evidenti? Guardi, io ritengo che è sempre meglio non prendere questa infezione, perché nell'80% dei casi la malattia è lieve. Purtroppo, però, anche in soggetti giovani, possono, a parte gli asintomatici, che sono quelli più fortunati, ma però sono una quota non maggioritaria. La maggior parte fa dei sintomi lievi, ma lei immagini anche l'anosmia, la perdita di odori, oppure quel senso di stanchezza che in alcune persone, soprattutto più giovani, tende a persistere anche per parecchio tempo. Noi abbiamo attivato un ambulatorio di follow-up per i pazienti guariti da Covid, in cui famoso long covid, in cui persistono sintomi anche per mesi. Per mesi.
cioè stanchezza, fiacca. Fiacca, perdita della memoria, un senso di depressione. Ma anche chi ha avuto la polmonite, che è guarito, comunque ha problemi respiratori. Quello anche dopo. Problemi respiratori, ma anche problemi di altra natura, extrapolmonari. Il Covid-19, il virus penetra nel polmone, quindi è il punto d'ingresso, il primo organo a essere che colpito è il polmone. Però è una malattia in grado sistemica. Questo virus è in grado di causare danni anche in altri organi. Okay. A livello cioè colpisce il fegato, colpisce i reni, colpisce il cuore, cervello, il cuore, causa trombosi, embolie, sì. È vero che ci sono stati pazienti che sono arrivati con infarto, avendo il Covid e non avevano malattie coronariche, quindi il primo esordio clinico, un infarto, una tromboembolia, fatto il test positivi, nessuna manifestazione polmonare. Quindi diciamo è una malattia, cioè è un virus proprio perché... È cattiva. Cattiva, però fortunatamente adesso abbiamo le armi per contrastarla. E ci dovremo abituare purtroppo a convivere. A convivere tutta la vita, pensa? Io credo che il virus, riuscire a eliminarlo completamente ci vorrà parecchio tempo, però alla fine se noi riusciamo a controllarlo, se la popolazione mondiale si riesce a vaccinare in massa, a raggiungere quella famosa immunità di gregge, con l'arrivo di farmaci efficaci che oltre a curare il paziente bloccano la replicazione, riducono la trasmissione del virus, noi potremmo controllarlo e conviverci. Allora professore, ci sono tante persone che hanno paura del vaccino, non vogliono vaccinarsi perché dicono non voglio morire di vaccino, perché molti pensano che sia solo un'influenza. Nella maniera più assoluta. È un'influenza soltanto? No, perché l'influenza è una malattia, il Covid è un altro tipo di malattia. Io credo che è molto meglio avere una banale influenza che essere contagiati da Covid, perché mentre l'influenza colpisce solo il polmone, l'apparato respiratorio e poi nella stragrande maggioranza dei casi benigno, purtroppo il Covid lo abbiamo visto quello che causa. Senta professore, si parla già di terza dose, chi dovrà fare la terza dose? Soprattutto che tipi di vaccini coprono di più? Allora, perché la gente se lo chiede questo. Allora, noi ci sono varie piattaforme, quindi quello che è stato fatto nel Covid non ha precedenti nella storia della medicina. Preparare in 11 mesi dalla scoperta del virus delle piattaforme vaccinali, io credo che è un evento che noi ricorderemo per sempre. Consideri che per l'HIV-AIDS non c'è un vaccino. Non c'è ancora da 30 anni. Per l'epatite C non c'è un vaccino. Quindi io credo che la scoperta dei vaccini per il Covid ci potrà aiutare anche per altri tipi di malattie, perché le piattaforme che sono state messe in atto potranno essere utili anche per le malattie oncologiche. Quindi noi avremo dei vantaggi anche non solo in ambito di malattie infettive, ma soprattutto nelle altre patologie cosiddette non trasmissibili. Ora, i vaccini, è chiaro che ci sono dei vaccini che danno... Provoca la trombosi comunque, può provocare la trombosi. Ci sono stati quegli eventi correlati soprattutto ai vaccini che hanno gli adenovirus vettoriali, quelli in cui viene inoculato un virus difettivo e poi trasporta una proteina, soprattutto i vaccini tipo AstraZeneca e anche il vaccino, quello della Johnson & Johnson. Tant'è vero che in maniera appropriata sono stati non raccomandati in soggetti giovani. Però c'è stata una mala informazione, prima solo dagli over 60 in su. Possiamo, per fare una corretta informazione, io questo vorrei da lei stasera, per far capire alle persone che la vaccinazione non è un pericolo, il pericolo è il Covid. Ma questo credo che... c'è ancora tante persone che dicono cos'è? Una stupidaggine, un po' di raffreddore? Nella maniera più assoluta, io mi sto rendendo conto, e purtroppo anche nelle persone che vengono ricoverate in un reparto no Covid ci sono persone non vaccinate, basta parlarle, basta convincerle, alla fine loro, se ci fosse un po' più di informazione, ma anche da parte del medico di famiglia, ma anche da tutte le persone, cioè convincere alla fine anche i più riottosi, almeno una quota parte, basta di vedere quello che è successo col Green Pass. Cosa ne pensa del Green Pass? No, io credo che sia uno strumento essenziale per poter riprendere la nostra attività in sicurezza.
soprattutto immagina all'interno degli ospedali, ma anche nei posti di lavoro, e questo ci consente di poter non chiudere. Questo dobbiamo essere pronti ad affrontare. Appunto per i mesi autunnali, perché non si sa cosa succederà. Però avremo raggiunto quel 70-80% di persone completamente vaccinate, e questo già è una sicurezza notevole. E poi avremo a disposizione anche delle terapie efficaci, però non dobbiamo dimenticare quei comportamenti cosiddetti non farmacologici, cioè l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento. Io credo che in alcune anche situazioni... Anche per i vaccinati questo, assolutamente. Beh, perché il vaccinato, diciamo, può essere più rilasciato, però abbiamo visto che il vaccinato poi può anche, se si contagia, può anche contagiare per i primi due giorni. Quindi io ho la prudenza, soprattutto per vaccinati che lavorano in determinate situazioni. In open space. Ma guardo i medici, chi sta negli RSA, negli ospedali, quindi noi raccomandiamo nella maniera più assoluta, anche tra noi medici, utilizzare la mascherina. Anche le persone che vengono a trovare i familiari in reparti no Covid, li invitiamo a presentare il Green Pass, a utilizzare la mascherina proprio per proteggere i loro familiari. E poi, professore, diciamo che i primi a essere stati vaccinati a gennaio siete stati voi medici. Io a ottobre mi scade il Green Pass, vediamo, quindi se vi siete vaccinati, la nostra biondissima e bravissima e bellissima Manuela non è molto convinta sul vaccino. Ha avuto il papà col Covid, che è stato malissimo, che è riuscito a salvarsi nonostante, insomma, la tenera età di 90 anni, no, cara Manuela? Però lei dice: non lo so se l'ho fatto, ho avuto un po' di fiacca, un po' di cose. Ecco, che cosa vuol dire alla nostra Manuela che ce l'abbiamo qui, professore? Manuela, ma se c'è avuto quello che è successo a suo padre, cioè io credo ce l'ha avuto in famiglia la sua esperienza, quindi... È stato grave, credo... la mia madre non l'ha presa. Ma vivevano insieme 10 giorni, com'è possibile questa cosa? Quindi ci sono in tutte le malattie infettive, ci sono persone che non si contagiano. Faccio l'esempio dei malati con HIV e AIDS, ci sono 2% delle persone che hanno anche rapporti non protetti con un soggetto sieropositivo, non si, ma queste sono eccezioni, eh? Certo. Il 98% si contagia. Certo, quindi non bisogna stare a vedere, voglio dire, dei casi eccezionali. No, bisogna vedere quello nella stragrande, quello perché qual è... Poi... Uno, professore, dice: non l'ho mai preso finora, però vedi, questa muta e no, può diventare ancora fondamentale, guarda, la vaccinazione cioè è fondamentale. È lo strumento, è stato il primo strumento della storia medicina che ci ha salvato vite umane da varie malattie. Noi forse abbiamo dimenticato quello che hanno passato i nostri genitori all'epoca del vaiolo, del tetano e di altre malattie. Allora, effettive. I vaccini hanno salvato il mondo, no? Finora. Ecco, allora bisogna crederci. La scienza ha fatto passi da giganti. Noi siamo qui in questo nostro programma proprio per divulgare la scienza, per far capire che la scienza non è contro di noi, ma è per noi. Purtroppo adesso è la parte più difficile, proprio per questo si è verificato sempre nella storia delle vaccinazioni. Cioè, dopo aver raggiunto il 70% bisogna andare a scavare con chiamata attiva in quel gruppo di persone. Lei vaccinerebbe, quindi, è per la vaccinazione anche ai ragazzini e ai bambini? Beh, dai 12 in anni che è stata approvata, sì. Poi una volta che la scienza quelli ci dimostra più piccoli, no? Che sono più piccoli, una volta sono partiti dei trials clinici, che certo. Credo a fine di anno la Pfizer avremo, sia i vaccini a RNA messaggero che anche il Moderna, avremo i risultati credo entro la fine dell'anno, per i bambini da 6 a 12 anni. Per la anni. Scuola, adesso ricominceranno le scuole, non sappiamo se andremo in presenza o in DAD. Che succede a scuola? I bambini, gli insegnanti, alcuni insegnanti non si vogliono vaccinare, ma la classe chiaramente è assembramento perché stai tutti insieme. Là bisogna ragionare. Cosa dovremmo fare? Non sono per l'obbligo vaccinale, però se la quota di vaccinazione è bassa e il virus si sta diffondendo, alla fine bisogna attuare degli estremi rimedi, almeno per alcune categorie di persone. Certo. Di lavoratori, diciamo. Certo. Perché poi il bambino lo prende a scuola,
se lo passa con gli altri bambini, lo porta a casa, ci sono i nonni, sì, no? Certo, le persone anziane, anche le persone malate, è un giro vizioso. Ma anche poi, io anche il fatto di dover essere infettati, fare il lock dalla quarantena, sì, si crea tutta una serie di problemi. Ma poi problemi anche, economici ormai anche, che non... Anche da un punto di vista psicologico, certo, essere infettati da un virus in determinati soggetti fragili psicologicamente crea dei disastri, sì, mentali notevoli. Pazzesco. Ci sono persone che pur non avendo avuto sintomi della malattia, ma solo dal concetto di essere stati contagiati dal virus, che gli è entrato dentro questo virus e non riescono a venirne fuori mentalmente. Vedi, quindi comunque quindi, cioè, anche bisogna tutelarci. Certo. Assolutamente. Professore, allora adesso io la ringrazio grazie, per le sue davvero risposte esaurienti. Adesso noi passiamo la parola alla nostra Manuela Biancospino, che è pronta, mi sa, con le domande, che l'ho vista, che era proprio attivissima. Scrivevo, ne sono guardavo, arrivate tante, assolutamente, Manuela. Assolutamente, Rosanna, sono arrivate tantissime per il professore, e ne ho una anch'io per il professore. Allora, giustamente, ecco, la tua curiosità. Giustamente per il fatto appunto che mio padre, sì, ha avuto questa forma molto grave, ma qual è il vaccino più giusto per le categorie di età? Pfizer e Moderna hanno un metodo di comunque di sviluppo diverso dal Johnson & Johnson e dall'AstraZeneca. Quale scegliere? Effettivamente, cioè per le non persone, sappiamo... No, per le persone più anziane e più fragili sicuramente i vaccini a RNA messaggero, come quello Pfizer e Moderna. Quindi questi sicuramente sono i vaccini che hanno i maggior studi, che hanno dimostrato un'efficacia. Prossimamente avremo anche un vaccino che utilizza un altro sistema con una proteina che è molto simile a quello dell'epatite B, che ha dato una protezione oltre il 95%. In America già lo stanno provando, quindi andrà... E poi non ecco, abbiamo ancora il nome, non sappiamo il nome. No, è di una ditta, di un'azienda farmaceutica che si chiama Novavax, però questi vaccini a RNA messaggero avranno la capacità di poter essere adattati alle mutazioni alle e alle varianti. Quindi se noi dovremo fare... E verosimilmente le persone più fragili e che non hanno che hanno deficit immunitari è molto probabile che faranno la terza dose booster, perché credo che già in alcune nazioni si è partito e credo che anche l'EMA, cioè l'organo europeo dei farmaci, credo che a breve valuterà l'opzione della terza dose booster. Per chi ha sviluppato già il Covid si consiglia di fare almeno una dose di vaccino, quindi quale tra questi è meglio fare? Dipende sempre dall'età o dipende dal fatto che ha già avuto il Covid? No, no, sono indifferente, cioè se uno è under 60 può benissimo fare il vaccino RNA messaggero oppure over 60 AstraZeneca, quindi non c'è differenza tra il tipo di vaccino se uno ha avuto il Covid, quindi le stesse indicazioni che per la persona che non ha avuto che il non COVID. Ha avuto il Covid. Scusa Manuela, dopo quanto tempo una persona che ha avuto il Covid può vaccinarsi? Quanto tempo deve passare almeno sei mesi è sufficiente una sola dose. E quindi bisogna farsi il serologico però prima per vedere la quantità no, di anticorpi? No, guardi, allora sul serologico, se purtroppo ognuno ha le sue idee, ci sono persone che fanno il serologico ogni 15 giorni e credo che sia una cosa... Non ci sono delle indicazioni, addirittura non è una raccomandazione effettuare il test sierologico dopo una vaccinazione, perché sì, la risposta anticorpale può essere un marcatore, però ci sono anche altre misure molto importanti, marcatori dell'immunità molto più validi della semplice risposta anticorpale, perché altrimenti non si spiegherebbe perché persone che hanno 3.000 di titolo anticorpale si infettano. E quindi ci sono altri valori da tenere da in considerazione. Da tenere che però ancora non abbiamo dati certi. Quindi quando speriamo, ci saranno i dati certi poi tornerò. Io tornerò perché questo è uno dei sì, punti della ricerca più importanti, perché sapere qual è il marcatore sì. di protezione immunitaria è fondamentale sì, per vedere quante volte dover rifare eventualmente il vaccino. Ecco, quanto è la durata dell'immunizzazione e soprattutto la copertura? Cioè copre quanto? Un 90, un 80% dopo che ti sei vaccinato? Dopo della vaccinazione, la copertura e quanto dura? Arriva al 95% col ceppo originario, ma anche la variante contro la variante Delta. Noi dobbiamo avere un concetto fondamentale: la vaccinazione ci protegge contro la malattia al 98%.
quindi, o anche al 90%, quindi questo è un concetto fondamentale. Non protegge del tutto dalla trasmissione, cioè uno è possibile che venga contagiato, però non con quella percentuale di soggetti non vaccinati. Quindi questo è un aspetto molto importante da considerare, proprio perché il soggetto vaccinato è protetto dalla malattia. Un po' anche come l'influenza stessa, quando noi ci vacciniamo contro l'influenza, possiamo anche il soggetto che si è vaccinato può prendersi l'influenza, ma se la prende in una forma leggera, grave, che nemmeno la trasmette. Noi dovremmo arrivare a ragionare in quella maniera. Ecco, però la copertura che lei ha detto dura 6-9 cioè, cala, meno, esatto, dopo diciamo 6-9 mesi comincia a calare purtroppo nei soggetti più fragili, mi riferisco ai malati ematologici con neoplasie, cala anche prima, nei trapiantati cala anche prima, quindi in questi soggetti è indicata verosimilmente la terza dose. La terza dose, e dopo quanto la terza dose si deve fare ancora il vaccino? Perché i telespettatori chiedono ogni quanto devo vaccinarmi una volta all'anno. Questo non lo sappiamo, quindi io non voglio rispondere, però... Sicuramente... Non sarà come il vaccino dell'influenza che dovremo fare tutti gli anni? No, l'ipotesi potrebbe... Ci sono varie ipotesi in campo, per esempio di combinarlo col vaccino antinfluenzale. Bisogna vedere quale tipo di vaccino per il Covid può essere combinato con il virus influenzale. Quindi questo lo vedremo nei prossimi ancora anni. Sarà consigliabile fare, scusami, non nessuno se l'ha chiesta questa cosa, il vaccino antinfluenzale a ottobre? Sicuramente quest'anno? Sì. Sicuramente cioè protegge sì. Lo stesso anche quello? Protegge per l'influenza. Perché sono due cose diverse. Protegge per l'influenza, sicuramente. Però, se tu hai fatto il vaccino antinfluenzale e corna facendo prendessi il Covid, sei comunque un po' più Ci sono degli studi che hanno visto che c'è una risposta, diciamo... generica, no, il vaccino influenzale indice una risposta immunitaria generale che in parte potrebbe anche proteggere, però in parte. Un'altra domanda, ecco, professore, allora, la pericolosità della variante Delta si dice che supera la trasmissibilità anche di altre infezioni che abbiamo già avuto purtroppo modo di vivere, come la MERS, la SARS, l'Ebola e anche la famosa spagnola del 1918. I dati che ci stanno arrivando, soprattutto dagli Stati Uniti, in cui sta circolando in maniera notevole, calcola che ha una capacità di trasmissione che si avvicina un po' al virus della varicella. Il più contagioso è il virus del morbillo, quindi è in grado di infettare una persona, 12 persone contemporaneamente. La varicella stiamo su 6-7. Quindi voi immaginate in una zona, in un ambiente chiuso, assembrato, poi dipende dal tempo di esposizione, dalla carica virale del soggetto infettato, quindi ci sono vari fattori. Che contribuiscono, però sicuramente è più contagioso del virus originario. Assolutamente. L'ultima domanda, Rosanna, che effettivamente hanno fatto tantissimi telespettatori, è proprio quello dell'uso della mascherina. Dopo quante ore bisogna cambiarla? O giorni, oppure ecco, c'è stato anche un telespettatore si che scrive lavare, si può appunto disinfettare con l'alcol riusarla. Nella maniera più assoluta, cioè le mascherine, ecco, faccia chiarezza su le mascherine chirurgiche, quelle che noi utilizziamo 4-6 ore, poi ci sono quelle di stoffa lavabili che hanno, soprattutto ci sono alcune aziende che le producono, quelle possono anche essere riutilizzate. In questo momento, soprattutto che sta circolando la variante Delta, in determinate situazioni di assembramento oppure in luoghi chiusi, una FFP2 è quella più sicura, diciamo. Soprattutto mi riferisco agli operatori sanitari oppure a personale che vive e che deve lavorare a diretto contatto. Quindi. Però la mascherina è l'elemento di protezione più importante. Ma quest'anno non abbiamo avuto l'influenza? Perché avevamo le mascherine. Esattamente. Quindi in effetti non hanno venduto farmaci per l'influenza, non c'è stata l'influenza. Quindi io non credo che sia una fatica portare la mascherina. Oddio, cioè, per chi ha problemi di asma e di respirazione. Sì. Io capisco, soprattutto quando uno cammina, però io credo che oramai. Ma adesso all'aperto possiamo non portarla? Certo, basta, però se poi c'è se uno va in una festa anche all'aperto, assembrata con 100 persone. È meglio che la porta. Vabbè. Allora, ho finito
quelle che ho potuto scegliere, perché altrimenti certo, la trasmissione certo. sarebbe lunghissima. Ringraziamo il professore e ricordiamo ai telespettatori che ci possono scrivere sulla nostra pagina Facebook La Voce TV e riguardare la puntata sul canale YouTube La Voce Televisione. Grazie Emanuela, come al solito la nostra puntata questa sera finisce qui, ringraziamo i nostri ospiti e ringraziamo Maurizio Emiliani, il nostro regista, tutti i tecnici che sono in regia e ci rivediamo la prossima settimana con Pianeta Scienza. Buonasera a tutti, grazie per essere stati con noi.